Veronica Satti è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo. Oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live dopo l'incontro privato. Tra Veronica Satti e il padre Bobby Solo c'è stato anche quello pubblico. Davanti alle telecamere di Domenica Live. Un'emozione fortissima per l'ex concorrente del Grande Fratello VIP, che ha abbracciato subito il padre. Grazie, grazie, ha detto stringendolo a sé. Sei commosso? Gli ha poi chiesto quando lo ha visto emozionato. A farle compagnia anche il fratellino Ryan Miami? Ti amo anche io, ha detto Veronica Satti, ma in inglese, al piccolino. Ritrovando il padre Bobby Solo, l'ex Jeffina ha trovato una nuova famiglia, quella che il cantante si è costruito negli ultimi anni. Ora papà canta, gli ha detto prima che suonasse e intonasse una lacrima sul viso. Barbara D'Urso ha poi mandato in onda il video messaggio di Valentina, la fidanzata di Veronica. Ciao amore, mi sei mancata molto ma sono stata super contenta di questo viaggio a New York. Punto, si è chiuso un capitolo della tua vita, ma se ne è aperto un altro che durerà tutta la vita. Ti amo, a presto. Clicca qui per il video dell'incontro. Aggettivo di Silvana Palazzo. Veronica Satti a Domenica Live con il padre. Veronica Satti è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo e il resto della famiglia del cantautore, fratellastro compreso. Volata oltreoceano, la Satti si è divertita a fare un giro per la Grande Mela, fra taxi e passeggiate lungo le strade della città più caotica del paese. Per poi approdare a Brooklyn, dove lo scorso 7 ottobre il padre si è presentato come ospite dell'11ª edizione del Festival della Musica Italiana che si è tenuta a New York. Un modo per sostenere il padre in questo contesto professionale, sintomo di come i due siano riusciti a ritrovare un'intesa mai nata durante la fanciullezza della ragazza. Veronica Satti sarà inoltre ospite di Domenica Live oggi, distanza di solo un mese dall'ultima apparizione nel salotto di Barbara D'Urso. In quel contesto ha raccontato del riavvicinamento con il padre, subendo anche forti critiche da parte degli opinionisti. Veronica Satti. Le accuse ricevute e le accuse nei confronti della ragazza sono le stesse subite durante la partecipazione al Grande Fratello VIP 2, ovvero di aver strumentalizzato la sua sofferenza familiare per gettarla in pasto alla televisione. Piccate dovute infatti alla scelta di incontrare il padre per la prima volta di fronte alle telecamere, togliendo quindi intimità a quella reunion che su richiesta dell'artista sarebbe dovuta avvenire in privato. Veronica Satti ha abbandonato l'America carica di emozioni e il pensiero di ritornare in Italia non poteva essere felice per molti motivi. Ad aspettarla a casa c'è la fidanzata Valentina, entrambe legate da un folle amore. Eppure pensare di tornare in Italia dove c'è chi dice power ad ogni frase. Mi crea un leggero disagio. Scrive in una storia di Instagram. Punto, il riferimento ovviamente è diretto a Giulia Saleri, ormai conosciuta al pubblico del GF VIP 3 per la sua parlata mista fra italiano e finto inglese. Power e flex fra le parole che ama usare di più in ogni contesto, tanto che la Jalapas Band l'ha presa in giro in una delle ultime clip proprio per queste sue espressioni. Punto, pronta a parlare del Grande Fratello VIP. Veronica si prepara quindi a puntare il dito contro la Salemi e non è escluso che a Domenica Live ne approfitterà per lanciare una delle sue invettive, forte della sua personale esperienza all'interno del reality. La seconda edizione del resto è ancora nel cuore dei telespettatori degli italiani, un forte ricordo che questo terzo capitolo non è riuscito per ora ad oscurare. Nel frattempo la Satti ha fatto il pieno di emozioni in America, come possiamo immaginare dai numerosi post condivisi sui social. Al fianco di due amici in particolare, ha vissuto ad ampio raggio questa esperienza oltreoceano. Per la giornata dedicata al coming out, Veronica ha voluto ricordare uno degli ultimi gay pride vissuti con la fidanzata, pubblicando un bacio in mezzo alla folla con cui ha registrato diversi consensi da parte dei followers. Copyright riproduzione riservata.